Ma con GPT-3 e con Canva riusciamo a creare un intero piano editoriale per mesi, un'immaginetta al giorno con la classica frase motivazionale, la grafica tutta uguale? Sì, l'ho fatto fare ed è molto divertente e lo vediamo passo a passo creando più di un centinaio di citazioni grafiche in pochissimi secondi. Lo facciamo in tempo reale assieme. Mi raccomando, state attenti perché questo è un gioco, ma potete utilizzarlo davvero per delle cose spettacolari. Io sono Matteo Flora, sono un imprenditore seriale, arrivo dalla sicurezza informatica, insegno in università e qui su Ciao Internet ti racconto cose divertenti anche con l'intelligenza artificiale. Ciao Internet. Allora, prima di tutto, non fate questa cosa nella realtà, è una demo, è un gioco per capire, prendere spunto e muovere. Avete presente quelle immagini odiose del tizio messo lì imbellettato o della ragazza che guarda il futuro con la frase con dietro, quelle cose orripilanti che trovate su LinkedIn, eccetera? Ecco, oggi ne facciamo più di un centinaio, ma automaticamente, in pochi minuti, senza nemmeno toccare un programma di grafica con Canva. Partiamo da lì, dall'inizio. Partiamo con delle citazioni. Abbiamo bisogno di frasi ad effetto e quindi chiediamo a ChatGPT di raccontarci il mondo. Che ne so, scrivimi 20 consigli... No, anzi 30, dai. Scrivimi 30 consigli... Sono dislessico stamattina. Oh, continuo a essere dislessico stamattina. Per essere, vediamo, uno startupper di successo. Fantastico. E andiamo. Cosa ci scrive? Sviluppa una solida comprensione del mercato e del settore in cui operi. Identifica un bisogno non soddisfatto e trova il modo per soddisfarlo. Crea un piano d'azione solido e una roadmap per raggiungere i tuoi... È bellissimo. Cioè, quasi tutti i motivatori su LinkedIn o i motivatori su Instagram usano frasi peggiori di queste. Mi piace. GPT ci insegna la vita. Allora, aspettiamo di averlo fatto. Nel frattempo, aprite su Google Sheet o su Excel, quello che volete. Io ho aperto Google Sheet, così lo vedete, un nuovo foglio. Non importa mettere in intestazioni né niente, proprio solo un nuovo foglio in cui incolleremo tutte queste citazioni e ho preparato una grafica. Intanto aspettiamo che lui vada a completare. Potete farlo per tutte le cose. Io gli ho chiesto: dimmi come essere un bravo capo, dimmi come essere felice nella vita, dimmi come essere un bravo leader, e gli ho fatto fare tutta una serie di cose a 30 bot. 30 non è obbligatorio, è che è più o meno il limite della risposta che ti dà. A volte te ne dà 32, 33, poi finisce i caratteri che è in grado di darti. Quindi guarda che bello, sii sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare il tuo prodotto o servizio, sii sempre alla ricerca di nuove opportunità di crescita e di espansione. È fantastico, non vi sentite già più motivati adesso che vi racconta queste cose? ChatGPT insegna cose, o ChatGPT insegnami la vita. Ora, aspettiamo di averlo finito. Dicevo, la cosa divertente è che non metteremo queste cose in una grafica a maniera bella, ma ci faremo creare da una nuova funzione molto bella di Canva. Se non lo conoscete, Canva è un sistema di grafica online con tutta una serie di template molto carini. Dicevo, con una funzione di Canva, vedete ad esempio adesso si è fermato a 26, vabbè, pazienza. Con una nuova funzione di Canva faremo tutto. Prendiamo tutte queste cose e le incolliamo proprio beceramente all'interno del nostro file. Ok, a questo punto ne abbiamo un bel po'. Sempre determinato a raggiungere i tuoi obiettivi, sii sempre disposto a guardare. Tutti generati così, tutti generati tranquillamente con GPT-3. Allora, cancelliamo le righe che non mi piacciono, a quello solo perché sono ossessivo compulsivo, e da questa cosa gli diciamo semplicemente file, salva, dov'è che era salva? Download, credo che ci sia, esatto, scaricalo come CSV. CSV sta per comma separated values, valori separati da virgola, è il formato che ci serve, e lui ce l'ha salvato con lo stesso nome di file, quindi noi avremo nella nostra directory di download, eccolo qui, GPT-3 dice cose, perfetto.
A questo punto andiamo su Canva, canva.com. Ho già preparato una grafica. Canva è carino perché consente di prendere tutta una serie, ad esempio, di template già pronti. Io potrei prendere, che ne so, io cerco quote, citazione, e lui mi fa vedere tutta una serie di cose di citazioni. Mi piace di più una roba del genere? Metti una nuova pagina, metto questa cosa qua, GPT-3 insegna la vita. Io in realtà ne ho fatto uno un po' più carino che voglio usare, che ha, eccolo qua, che ha le virgolette, le stesse immagini che trovate sui video, sulle copertine dei video di GPT-3. Qui ho messo una call to action, share, condividi, e poi l'hashtag GPT dice cose. Ho chiesto a GPT di insegnarmi il management, la leadership, la felicità, queste sono le sue massime. E sotto il mio, mia parte, quindi quello che normalmente voi andreste a fare se non sapeste il trucchetto è andare su qui, prendere il primo, fare una copia di questa cosa e incollare il primo. E poi andare avanti, fare una seconda copia, prendere il secondo, copiare e incollare. E via così. Che non è male, eh? Già così è molto più veloce che non farlo su Photoshop o roba varia. Ma io sono pigro. Quindi prendo il primo e gli dico semplicemente, devo spostare, aspettate un secondo che devo spostare tutto, perché se no non lo vedete, la funzione è qua dentro. Allora, vediamo un attimo, eccoci qui, chiudiamo, ok. Ora, se io vado su direttamente, design, ok, apps, qui a sinistra c'è una parte che si chiama apps, applicazioni. Dentro questa app, tra le varie applicazioni che mi dà, ce n'è una che è molto carina, si chiama Bulk Create. Crea in bulk, in gruppo, ok, tutte assieme. Schiaccio Bulk Create e mi dice, va bene, cosa voglio fare? Vuoi mettere dentro i dati a mano? No, voglio caricare un CSV. E adesso capite perché. Quindi andiamo a prendere il CSV che ci siamo fatti. Mi fa vedere il primo. Sì, determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. È questo? Bah, sì, in effetti sì. Prendiamo sopra il nostro il testo che vogliamo, pulsante destro, connetti i dati, connect data, e mi dà la prima delle colonne, sì, determinata a raggiungere i tuoi obiettivi. Oh, guarda che bello. Gli diciamo continua, mi fa vedere tutte quelle che ha trovato e mi dice, le vuoi generare tutte? Queste sono 105. Sì, grazie, generamele tutte. E la cosa divertente è che mi apre un altro bellissimo foglio dove ecco tutte le 105 le nostre massime. Guarda che meraviglia, sei un motivatore e sai come motivare la tua squadra e raggiungere i tuoi obiettivi. O se no, una delle ultime che abbiamo fatto assieme, vediamo, della startup. Sì, sempre alla ricerca di nuovi modi per monetizzare la tua attività. A questo punto non ci resta che dirgli scarica, dire che vogliamo le PNG 1000x1000, va bene, tutte le pagine, scarica, e a questo punto mi genererà un simpatico enorme file zip in cui ho tutte queste cose pronte da scaricare. Ci mette un po' perché le deve tutte rifare e con quello in mano cosa facciamo? Niente. Giorno, eccolo qui, sta scaricando lo zip, andiamo a vederci il nostro zippone, mostra nel Finder, apriamo il nostro simpatico zippone e vi faccio vedere magari cosa c'è dentro in maniera un po' più grande. Allora andiamo qui, mettiamo in modalità, eccolo qua, e aumentiamo la dimensione, ok. Eccoci, scusate che fa troppo ridere il fatto che, eccoci qui. 100 giorni, una al giorno, per caricare le nostre massime con un hashtag, un sito web e tutto quello che siete limitati a fare solo dalla vostra creatività. Fa riderissimo. Capisco che non sia, spero che nessuno di voi lo usi esattamente così com'è per lavoro, però è divertente vedere come tanti consigli, tanti tips possono essere fatti in questo modo. Tra parentesi, funziona anche molto bene in ambienti molto generici, mettiamola così, per dire scrivimi 10 trucchi su come usare meglio il PC, scrivimi 10 trucchi di Excel che la gente non sa. E lì dentro, fare la stessa cosa. Ora, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, ne parliamo un bel po' di queste cose sul canale e fa tanto ridere.
ho un po' di roba da farvi vedere ancora. Ad esempio scrivere libri di favole per bambini che ho fatto, scrivere articoli lunghi che ho già fatto, lo vedremo un po' insieme. Tra parentesi, piccolo dettaglio in più, non necessario però. Forse avete visto che è partita la Community Pro. Cosa significa la Community Pro? Che se andate sul canale potete iscrivervi e abbonarvi al canale. Sono poco meno di 20 euro al mese. Non è necessario. Trovate tutti i contenuti esattamente così. È solo una parte in più per chi vuole un'area riservata in cui trovare un po' delle conferenze mano a mano che farò che non sono disponibili al pubblico, ma soprattutto trovare tutti i file, tutte le varie tutti i vari lavori, tutti i vari template. Oggi ci trovate ad esempio tutti e 100 questi pronti da scaricare e il file CSV per giocare voi. Non è assolutamente necessario prendere l'abbonamento. Se volete farlo, c'è un gruppo dedicato, una newsletter dedicata per quelle persone che vogliono un po' più contribuire al canale, ma fate come volete. Per adesso la cosa che vi chiedo di fare è andate, provate con Canva, provate con GPT-3 e taggatemi sotto quello che fate, perché sono curioso di vedere cosa riuscite ad ottenere. Dai, buona settimana, buona sperimentazione e come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.